Il lavaggio prosegue. Siamo a 1:18, che è il tempo minimo del programma jeans senza opzioni. Scaldare, sta scaldando perché l'oblò è tiepido, vediamo a quanto è arrivata. 32 gradi. Solitamente si vede un po' più di schiuma quando utilizzo il programma Jeans. È molto strano sto fatto. Quando lavo tipo i colorati scuri. Sì, sta ancora scaldando perché mentre ha fatto la pausa ho sentito la resistenza. Vediamo se si sente quando fa la pausa. Non so se si è sentito perché ha fatto una breve pausa, appena ha iniziato a sentirsi lo sfrigolio è partita l'altra rotazione. Fase di lavaggio. La temperatura ancora non è stata raggiunta perché quando fa la pausa si sente ancora la resistenza che fu in funzione. Infatti l'ho appena sentita, ma non so se si sentirà nel video. Sentite com'è bello caldo l'oblò, cioè tiepido sarà, ormai credo che sia già a temperatura, secondo me. 39 gradi, però ancora in riscaldamento, quindi chiedo scusa se ogni tanto l'audio sarà un po' lì e lì. Ma purtroppo ho ancora problemi di memoria del telefono, ma il prossimo telefono che mi faranno regalare per Natale, che mi regaleranno per Natale, sarà con una qualità di, cioè, come posso dire, come sarà meglio come portata e non si riempirà tanto. E quindi non dovrebbe, non do, ecco qui, ha raggiunto i 40 gradi. 40 gradi raggiunti con successo. E infatti adesso sta scalando e probabilmente ha spento la resistenza. Sentiamo. Sì, infatti non l'ho sentito, non sento più la resistenza, quindi vuol dire che ha raggiunto i 40 gradi. Quindi l'intensivo fa bene il suo lavoro. Fase finali del lavaggio. Siamo a 58 minuti dalla fine. Non dovrebbe mancare molto allo scarico dell'acqua. La temperatura dell'acqua non l'avrà mantenuta, vediamo quanto è adesso. 36,8, sì, infatti.
Adesso lascio proseguire il programma e ci vediamo allo scarico dell'acqua con la centrifuga intermedia. Ci vediamo fra un po'. Lasciamo solo finire la rotazione. Eccoci qua, centrifuga di fine lavaggio in partenza. Raggiungimento breve degli 800 giri. E rallentamento immediato. Così è come viene svolto la fase di centrifuga in tutti i risciacqui e anche nella fine del lavaggio principale, come adesso. Va bene, per questa seconda parte è tutto, rimanete sintonizzati, ci vediamo nella terza.